Iniziano i lavori qui allo stadio Vincenzo Presti, lavori che al momento riguarderanno l'impianto elettrico e altre piccole cosette. Il grosso, diciamo, del manterboso si farà tra una settimana, dopo Ferragosto. L'intervento è più ampio, prevede anche la zona per gli addetti alla stampa, l'impianto di amplificazione. L'intervento più grosso, come è stato detto, riguarda il manterboso, ma l'obiettivo è quello di arrivare ai primi di settembre con tutti gli interventi richiesti dalla Lega per consentire al Gela di giocare in Serie D, che siano completamente eseguiti e consentire quindi di avviare le partite in campo. In realtà abbiamo fatto un'analisi più ampia del prestito, dove ci saranno una serie di miglioramenti che riguardano un po' tutto il campo, ma questi li andremo a fare in un secondo tempo. Ora la cosa importante è quella di adempiere a tutto quello che è stato richiesto dalla Lega per avere l'omologazione del campo. Qualche settimana fa avete diffuso un comunicato stampa, diciamo così, congiunto con la società biancazzurra per quanto riguarda l'affidamento dello stadio appunto al Gela Calcio. A che punto è l'iter appunto, per affidare la gestione? Io credo che la cosa più importante è quella di completare tutte le opere e far omologare il campo per la Serie D, che è l'obiettivo primario. La gestione del campo credo che sia un obiettivo secondario, che comunque serve per poter far giocare il Gela a Gela e di lasciare il campo in una condizione decorosa ed evitare situazioni che negli altri anni si è verificata, invece di trovare il campo sporco e non ben manutenzionato. Infatti, quando parliamo di interventi costanti sul Presti, è che in tutto il 2016 in realtà ci saranno tutta una serie di interventi a seguire, proprio per togliere tutta una serie di criticità che abbiamo trovato e che, anche se non ci è stato richiesto, vogliamo farlo perché lo dobbiamo ai tifosi, lo dobbiamo alla città. Abbiamo già intrapreso alcune iniziative già dalla fine del campionato con l'intervento della Lega, che è venuto a fare, diciamo, un sopralluogo per verificare, insomma, quali erano i lavori urgenti e indifferibili da effettuare. E abbiamo già preso contatti con la ditta che appunto sistemerà il manto erboso. Stiamo aspettando, insomma, gli espletamenti burocratici per poter poi giustamente affidare, secondo la norma di legge, eventualmente il lavoro, l'intervento da effettuare. Per il resto siamo già intervenuti, abbiamo già iniziato da qualche giorno con l'impianto elettrico e per la messa in sicurezza di alcune situazioni e con delle tribune stampa.